Giorino Ferigoni alla vigilia della seconda fase. Ci siamo lasciati prima dell'inizio di questa rassegna iridata con delle sensazioni positive, ma anche con la voglia di valutare subito il lavoro svolto in fase di preparazione ai campionati del mondo. Arriva la seconda fase, ormai tra noi e la Bulgaria sono rimaste otto squadre, tra le quali credo sei europee e due extraeuropee, tra le quali sudamericane. E man mano si va avanti, ovviamente le cose si complicano perché si trovano le squadre che hanno vinto i propri gironi o che sono arrivate seconde nei gironi e quindi si complicheranno sicuramente, saranno tutte partite difficili, passeranno solo due di queste quattro che sono qua. E vabbè, ci aspetta un impegno più complicato. Io continuo a essere fiducioso come lo ero all'inizio quando abbiamo affrontato questo girone di apertura. Quindi guardando alle prime tre partite, qual è il tuo bilancio di questa prima fase? Ma il primo bilancio va bene, questo è evidente, le abbiamo vinte tutte molto, molto nettamente. A qualcuno può essere sembrato anche troppo facile, in realtà io credo che abbiamo mantenuto costante il nostro livello di gioco. Quello che mi preoccupa un po' è che le altre squadre che vengono dall'altro girone, insomma, sono rodate dal punto di vista, non dico caratteriale, però hanno affrontato impegni impegnativi molto importanti. L'Argentina ha vinto due volte 3-2, il Belgio anche, insomma, due volte, una volta con l'Iran, hanno mandato fuori l'Iran, insomma sono secondo me un pochettino più in ritmo di noi, ma noi il ritmo lo troveremo anche contro queste squadre. Domani sera alle 19 c'è l'Argentina nel primo match della seconda fase, poi Repubblica Ceca che abbiamo già affrontato e infine il Belgio. Quella di domani, che partita sarà? Che partita sarà? Sarà una partita completa perché l'Argentina sa giocare una pallavolo, buonissima pallavolo. Quindi noi dovremmo, sia dal punto di vista caratteriale, prima di tutto, che dal punto di vista tecnico-tattico, affrontarli con molta cautela, diciamo così, rispettandoli molto. Penso che sarà una partita punto a punto e questo credo che sarà buono per noi, per loro, insomma, per tutto, per la pallavolo.